Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo videocommento. Andiamo ad assaporare un po' di scacchi classici e tuffiamoci nel 1909 al torneo di San Pietroburgo, in cui si affrontano due giocatori di rango mondiale. Savia Ritartakover, uno dei fondatori delle teorie di apertura ipermoderne e anche famosissimo per gli innumerevoli aforismi scacchistici che sono giunti da lui fino ai giorni nostri e Karl Scheckler, che è stato uno dei pretendenti anche al titolo di campione del mondo contro l'Asker purtroppo fu sconfitto però sicuramente è un giocatore di rango enorme. Andiamo a vedere cosa hanno combinato con questa fantastica partita d'altri tempi. Questa partita Tarta Cover gioca con eh, il bianco e eh, Schlechter con il nero. Si inizia con 4 e 5 in una partita di re e si prosegue con la spinta F4, quindi un gambetto di re apertura da altri tempi. Oggigiorno, questa non viene giocata quasi mai perché il bianco tende un pochino a esporsi troppo in apertura il re con l'apertura di questa diagonale. Quindi eh, tipicamente i giocatori più assennati evitano questa mossa. Uh, di fatto qui solitamente nella variante più comune oggigiorno si prosegue con E per F4 che già comincia a smantellare la difesa del bianco d'altra parte è un pedone di gambetto, viene accettato dopodiché il bianco si ferma un attimo per coprire l'ingresso di donna molto pericolosa la casa H4 con questo cavallo F3 però il nero magari riesce pure a sostenere questo pedone ora mh, questa è un'apertura un po' a doppio taglio perché effettivamente anche il nero sulla Rocco Corto potrebbe avere qualche problema di troppo però eventualmente il nero potrà roccare lungo comunque la partita poi si svolge per altre vie comunque in questo caso Shekler gioca al ferro 5 quindi perde un attimo il tempo per far fuori questo pedone e il bianco può proseguire comunque con cavallo F3 sempre per coprire questa casa e ora raddoppiando l'attacco su E5 non sarebbe stato possibile questa cattura proprio perché qui il nero con donna h4 farebbe un vero disastro, probabilmente spinta g3 poi donna per e4 e viene attaccato doppio re torre quindi chiaramente fuori discussione ecco perché cavallo f3 va a chiudere questa casa h4 per la donna e si prosegue con d6 perché a questo punto il pedone e del nero è attaccato e va difeso. L'altra opzione forse poteva essere e per F4, ma il nero non vuole cedere il controllo della casa di 4 perché poi arriva la spinta proprio di 4 del bianco che attacca l'alfiere e probabilmente poi il bianco riuscirà a recuperare pure questo pedone alla lunga. Quindi qui il bianco conquista il centro, strategicamente avvantaggiato. Ecco perché qua il nero è costretto a difendere, quindi si rientra in un'apertura in cui il bianco rischia un po' di meno visto che ehm, comunque ha riuscito a bloccare gli attacchi sull'ala di re. Si prosegue con... F per e, quindi, comunque il bianco cambia un pedone laterale per uno centrale il nero rimane con un solo pedone, al centro, però, ha uno sviluppo più veloce perché già può portare fuori anche il secondo alfiere. Notare che il cavallo rimane sempre a guardia di questo pericoloso scacco. Quindi, per il momento, questo pedone non può essere preso. Si spinge C3 con l'idea di giocare, comunque D4, che è sicuramente nei piani del bianco, per sfruttare il malo posizionamento di queste alfiere. Non c'è niente di meglio che schiantargli un pedone in faccia. Si prosegue con cavallo F6. Ora, questa è una mossa un po' strana, perché blocca l'accesso alla propria donna sulla casa H4. Quindi in ogni modo sembra concedere al bianco la cattura di questo pedone, che, di fatto viene accertato da tarta cover. E questo è una specie di sacrificio posizionale perché a questo punto cavallo e pedone si trovano su una colonna non proprio facile da gestire. Difatti Schickler a arrocca corto, toglie anche il problema di un possibile scacco di donna H4, cosa che aveva impedito prima al nero di catturare E4. Per esempio su questa variante segue donna H4. E l'equino impertinente che è andato a papparsi il pedone dovrà soccombere all'attacco della donna. Quindi, giustamente al rocco Corto, il non si prepara a sfruttare questa colonna con la torre. Segue spinta di 4 che comunque era nei piani, allontana l'alfiere e comincia a difendere questo cavallo per gli assalti sulla colonna E. Ok, ancora una volta. Poteva essere stavolta interessante cavallo per E4, visto che non c'è più la difesa sulla casa H4. Eh, effettivamente qui il bianco non può perdere tempo a catturare l'alfiere perché... Infatti c'è donna per D1 e poi si prende questo doppio. E il nero sta piuttosto bene in questa variante. Eh, L'altra alternativa potrebbe essere giocare donna F3 con due pezzi neri attaccati... Cosa che sembra far perdere al nero un materiale però dopo cavallo F6 non si può ancora giocare questa cattura proprio per via che il bianco soccomberebbe su questo attacco pesante nei confronti di un re che è ancora fermo a centro scacchiera. Per cui l'alfere si muove, mette al sicuro un D6, attacca questo cavallo, a questo punto si potrà pensare anche di catturare E4. Ma di fatto Tarta Cover se ne frega, non va a difendere questo pedone anche perché se lo difende poi c'è Alfere per cavallo e si crea un'impedonatura al centro, per esempio su, su Alfere di 3, Alfere per E5 e questi pedoni così isolati e doppiati sono veramente brutti da gestire. Ecco perché viene ritirato il cavallo, nuovamente copertura di questa casa. Quindi di nuovo rende un po' più problematico lo sfruttamento da parte del nero di un possibile scacco al re avversario. E tra l'altro minaccia pure la spinta che rinforza il pedone da doppio a cavallo e alfiere. Per cui qui il nero, dovendo recuperare il pedone ceduto prima in gambetto, lo recupera con cavallo per e 4. Questo però al costo di rifornire il bianco di, una, di un recupero sullo svantaggio posizionale che ha. Di Difatti, ancora tutti i pezzi fermi, ma intanto può giocare alfiere di 3 con attacco sul cavallo. Quindi Schechter prosegue con torre 8 che va a difendere il cavallo e minaccia un attacco raggi X sul re. Ovviamente qua il re si toglie di mezzo e la posizione è questa. Ora qui forse Schechter vede un po' di fantasmi perché gioca h6 con l'idea di bloccare una futura cavallo g5. Di fatto però questo era abbastanza impossibile. Eh, perché comunque avesse giocato a6 o comunque non dava problemi al nero eh, l'idea che aveva Scheckler era che l'avversario gli potesse giocare alfere per e4 e dopo torre per e4 questa torre rimarrebbe un pochino esposta a cavallo g5 quindi deve perdere un tempo per ritirare il pezzo però ritirandolo su e7 va a difendere la casa f7 e questo comporterebbe un nulla di fatto in un'entrata a gamba tesa della donna su h5 questo perone è già difeso basta che il nero difenda ora sì con la spinta h6 che guadagna un tempo sul cavallo lo costringe eventualmente a cambiarsi in questo modo però su eh, per esempio su donna e8 nero non ha problemi anche perché il cavallo ora è inchiodato e eh, diciamo sta sicuramente meglio il nero quindi questa spinta h6 forse poteva essere evitata, che perché non va a guadagnare tempo al bianco concede semplicemente un tempo in più di sviluppo a Tartacover che gioca cavallo Bd2 e ora il cavallo E4 è effettivamente attaccato e qui il nero deve decidere o cambia cavallo-cavallo ma in tal caso il, nero sviluppa, il bianco sviluppa l'alfiere o come è giocato in partita cavallo F6 che è però è una mossa di ritirata quindi riduce lo sviluppo del nero in pratica quello che è successo è che il bianco può vantarsi ora di avere uno sviluppo migliore di quello del nero si prosegue pertanto con cavallo c4 va a attaccare l'alfiere il nero eh, se ne frega di perdere la coppia degli alfieri e gioca c5 però questa è una mossa che non sviluppa ancora è vero l'idea è quella di portare fuori il cavallo senza il pedone in mezzo e magari cercare di smontare un po il centro del bianco però questo permette ulteriormente al bianco di svilupparsi che addirittura con cavallo f e 5 porta un cavallo centrale sostenuto dagli altri pezzi qui Scheckler se ne approfitta cattura il pedone D, che è un'altra mossa che trascura lo sviluppo è vero qua si cattura un pedone quindi sembra che il bianco sia costretto a riprendere in realtà Tartacover ha altri piani e già qua arriva un po' la mossa partita, una mossa che chiaramente il nero non si aspettava, ma che è arrivata veramente in pompa magna a questo punto. Vediamo un po' se riuscite a capire quale potrebbe essere. Beh, diciamo che il bianco a questo punto ha un buon vantaggio di sviluppo e vede il re avversario sostenuto solo da pedoni e eventualmente da questo cavallo. Quindi cosa potrà qua mai giocare il bianco? È stata giocata a cavallo per F7. Mossa che attacca la donna, guadagna un pedone, tra l'altro attacca doppiamente pure l'alfiere, quindi se questo qui non viene lasciato libero di scorrazzare chiaramente andrà a fare danni pure pesanti, ecco che quindi qua il nero è costretto a far intervenire sua maestà in F7 per catturarlo. Ora, si poteva forse pensare a difendere questo pedone, in realtà qui la situazione era già un po' compromessa al momento di questa spinta. Perché per esempio se eh, invece di catturare il nero avesse giocato al fiere 6 con l'idea di coprire un po' questo pedone, qua poteva addirittura seguire il sacrificio di qualità, perché di fatto la donna è sovraccarica, non può prendere la torre e contemporaneamente difendere l'alfiere, per cui qui il nero sarebbe costretto a recuperare di pedone, ma questo apre un'autostrada per i pezzi del bianco che possono attaccare sia... Eh, il pedone H del nero che ha a disposizione la colonna G aperta dritta, dritta sul povero riavversario. Qui non è che ci sia molto da fare, tanto questo pedone si perde e dopo tutti questi cambi entra pure in gioco la donna. Il nero può cercare di mettere qualche piccolo freno, ma eh, la posizione non è sicuramente facile da gestire. Anzi, probabilmente qui il bianco vince addirittura facilmente. Comunque, in partita sta giocata c per D e abbiamo visto il sacrificio del cavallo bianco in F7. Il re quindi prende questo cavallo un po' in apprensione perché sa che sta per arrivargli il mondo addosso. E di fatti, qui c'è donna H5. Notate che il cavallo ora è inchiodato sul re, quindi questa donna non è impresa. E la donna collabora perfettamente con l'alfiere per controllare la casa G6. Quindi si va ancora a capire come mai la spinta H6 è stata pessima, perché eh, in era tolto un altro difensore dalla casa G6, che ora è sotto controllo del Bianco. Avrebbe a questo punto, per esempio, potuto spingere il pedone G6 senza grosse preoccupazioni, cosa che ora chiaramente non è possibile. E quindi qui il re deve scappare. E dove? Perché se scappa verso il centro, mh, male mi sento, segue donna G6 con l'attacco sul pedone G7. Si può provare a difendere con torre G8, però il Ferre per H6 va a sfruttare il fatto che questo pedone, a sua volta, come la donna prima, nell'altra variante, è sovraccarico, non può difendere sia cavallo che pedone H6. Quindi qua il bianco chiaramente dilaga. Ecco quindi che il re deve costringersi ad andare in G8. Si prosegue con un altro sacrificio, eh, spiene, sì. torre per F6. Perché di fatti ora il cavallo stava minacciando la donna. Inoltre questa mossa è ottimale perché la donna è ancora una volta sovraccarica. Sta difendendo la torre da questo attacco e sta attaccando la torre. Non può prenderla perché altrimenti il bianco fa fuori la torre. Quindi il nero è costretto a aprirsi un po' la strada ehm, sul re. Se vuole riprendere la torre di pedone... Semplicemente entra con donna G6 il bianco e, e dopo sono oh, guai. Deve andare in F8, altrimenti c'è matto subito. Dopodiché, per esempio, fare per H6, e vabbè, qui la cosa diventa molto, molto losca per il nero. Ecco quindi che Schechter prova a salvare Capre. Cavoli, toglie la torre di mezzo andando a dare scacco al re nella speranza poi di poter prendere impunemente la torre bianca. Problema qui, però, è che cover può difendere rientrando di torre. Ok, quindi è riuscito a salvarsi il pezzo, ha guadagnato un cavallo. Ovviamente eh, aveva sacrificato il pezzo prima, quindi il materiale torna circa in parità. Quello che non torna in parità, ora qui viene ripreso di Alfiere, eh, quello che non torna in parità è la posizione, perché strategicamente il Renner è messo malissimo, ancora tutti i pezzi bianchi che stanno cominciando a ronzargli intorno. Guardate un po' il lato di donna del nero, che è completamente ancora tutto da sviluppare, quindi il materiale ora è incredibilmente pari, ma è chiaramente qui in vantaggio è tartacover E si prosegue con alfiere F8, si cerca di rinforzare anche perché a questo punto è abbastanza ovvio che il bianco basta, <coughs> che spinga poco di più. Tra, tra parentesi, sacrificando per esempio l'alfiere Fen H6 e il re nero è a gallina. Per cui prova a metterci un freno indiretto. Alternativamente si poteva pensare di fare la stessa cosa con la donna. Però questo non funziona perché lascia l'opportunità di ingresso in E8. E dopodiché si fa fuori l'alfiere. Quindi alfiere F8 giustificata. Eh, Tartacove non se lo fa dire due volte. Stunfate! Sacrificio in H6. Non si può prendere questo pedone per via che entra donna G6. Dopodiché si minaccia Matto con cavallo F7, non c'è granché modo di salvarsi, l'unica è coprire da Alfiere, altrimenti deve perdere la donna al nero. Però entra un'altra possibilità di Matto ora in H7, donna C7 difende, entra un altro pezzo all'attacco, vedete il nero ha molto una manovra farraginosa per sviluppare i propri pezzi, è molto in ritardo, ora come si fa a difendere questa Alfiere? Eh, per esempio chiaramente mh, il cavallo non poteva andare in D7 perché avrebbe chiuso la difesa sul matto, quindi prova a spostarsi per lasciare via libera la torre, però a questo punto cavallo F7, il bianco ha sufficienti pezzi a difendere questa casa, qui deve sacrificare la donna e poi chiaramente perde la partita. per cui dopo alfiere per h6 non si può riprendere l'alfiere il nero costretto a perdere un attimo di tempo cercando di difendere qui ora l'alfiere è sotto eppure pare che si possa difendere d4 in realtà dopo alfiere g5 la donna nera deve togliersi di mezzo immediatamente un'altra volta e non potrà rimanere a difendere questo pedone per cui viene spostato in f5 cavallo d6 ancora un doppio questa donna... Purtroppo si deve barcamenare, ho costretto il nero a schiantarci l'alfiere, quindi altro sacrificio di materiale, di fatto però segue l'ingresso di un altro pezzo in attacco, quindi un altro cavallo, un altro equino del bianco che se ne va come il pane, ma permette al bianco di entrare in attacco ulteriormente. Ok, qui è un pochino difficile da gestire la situazione perché ora c'è anche l'opzione di entrare in attacco con la donna visto che la donna nera non è più in gioco sull'ottava traversa questo rende tutto più difficile perché se per esempio re f8 semplicemente donna h8 matto quindi è necessario porre l'alfiere nel mezzo al che segue torre f1 con grossi problemi per la donna nera ancora una volta indecisa sul da cercando di salvare sia la propria vita che quella del proprio re e qua non è che ci sia molto da fare, si può provare volendo con G6, anche se in realtà in partita è stata giocata donna per torre. Quindi eh, nel a cedere del materiale, si poteva provare G6 con controminaccia sulla donna. Ma qui in realtà basta spostare la donna in H6 con eventuali altre minacce in arrivo. E qui se il nero vuole provare a salvare la donna spostando per esempio in E4, mantenendo la difesa del proprio Alfere. Segue torre F6. Ora la sesta traversa in mano al bianco. Okay, si può dare qualche scacco per cercare di deviare un po' la situazione. Si prova a difendere questo pedone, non è sufficiente perché si può sacrificare la qualità. Dopodiché, donne e alfiere fanno il bello e il cattivo tempo con l'avversario, e poi se ne va pure la torre ancora ferma ai nastri di partenza. Ok, quindi la scelta disperata di Sheckler sembra abbastanza eh, impossibile da evitare. qua gioca donna per F1. Uh, si può forse prendere anche di re, però è più sicuro al fiere per perché almeno il re non si espone a futuri attacchi. E ora più o meno è solo questione di tecnica perché il nero si sì, finalmente riesce a portare fuori un po' di pezzi, però fiere di 3 con ingresso di donna aperto su H7, cavallo F8 difende, finalmente il bianco fa fuori questo pedone che era lì impresa da un secolo, quindi guadagna dell'altro materiale. F7 caccia la donna che però se ne va in F3 attaccando questo pedone, qui ancora una volta non ci sono metodi pratici per poterlo difendere efficacemente, qui si prova a giocare cavallo E6 cercando di attaccare l'alfiere per guadagnare un tempo però eh, alfiere E3, andava bene anche donna per B7 perché attacca la torre però il bianco vuole essere completamente sicuro, va a difendere D4 e salva l'alfiere b8 difende il pedone però g4 ora sono i pedoni bianchi a entrare in cattedra il nero prova a bloccare l'avanzata con questa spinta g5 ma serve a poco donna f6 anche dal cavallo sull'alfiere si prepara eventualmente a entrare vedremo come qui si prova F alfiere f8 per cercare di chiudersi a riccio ma non basta perché qui c'è il sacrificio d'alfiere alfiere a cassette, e, e qui di fatto eh, serve a deviare il re dalla difesa dell'alfiere per cui re per h7, donna per alfiere, attacco doppio re cavallo. Il cavallo l'unico modo è salvarsi frapponendosi allo scacco, però dopo alfiere g5 il nero perde un altro pedone e a questo punto è sufficiente per Sheckler che getta la spugna. D'altra parte da qui ci poteva essere pure ulteriori cambi di pezzi e il vantaggio del bianco eh, effettivamente è solo destinato a salire. Ok, quindi vediamo di ricapitolare velocemente le fasi salienti di questa partita. Allora, intanto l'apertura è molto strana. Questo gambetto direi che oggigiorno non vediamo così spesso. Eh, qui c'è uno scambio tra i giocatori e si eh, palleggiano un po' la palla. Una volta uno guadagna strategicamente la posizione in cambio di materiale, poi gli viene reso in qualche modo il favore. E ecco qui questo punto con la spinta H6, il punto di dire, rottura dell'equilibrio. Forse la prima mossa non proprio utilissima del nero. Abbiamo visto che la minaccia successiva dopo il cambio di cavallo di giocare cavallo G5 non era poi così una minaccia efficace da parte del bianco. E quindi questa spinta del nero costituisce una piccola perdita di tempo. Dopodiché questo permette al bianco di contrattaccare respingendo prima l'avversario e poi anche grazie a queste piccole perdite di tempo che il nero ha avuto spingendo il primo C5 e catturando in D4 poter portare un cavallo schiantato su F7. Ecco qua il sacrificio clou della partita. Cosa succede? Il re è costretto a venire allo scoperto e ora i restanti pezzi del bianco fanno un po' come uno sciame intorno all'avversario viene fatto fuori pure il cavallo, con il problema che questa torre è sotto, quindi la donna non può semplicemente riprendere, né si può riprendere di pedone perché si apre troppo il re, per cui qui il Nero prova a scappare andando a scacco con la torre, ma non è sufficiente. Dopodiché si prova a bloccare questa entrata dal fiere. Ovviamente il bianco lo gioca lo stesso, non può essere preso per i soliti motivi di prima per cui donna F6 inizia ora a ottenere una certa difesa ma ha già perso un tot numero di pedoni. con questa mostra la donna viene scacciata. Dopodiché cavallo F6 attacco doppio, eh, qui un altro sacrificio di pezzo che però permette avendo liberato la casa C4 di poter giocare qui al fere C4 con scacco. Va bloccato per forza altrimenti c'è il matto, un fondo e un h8 di donna. E qui entra in gioco anche l'ultima torre che appunto una volta liberata la posizione c4 dal cavallo si è lasciato tempo all'alfiere di liberare la casa f1, ora è la torre a occuparla e scaccia la donna che abbiamo visto se prova a scappare il povero re nero finisce male quindi qui l'unica è darla sulla torre Dopodiché a questo punto il vantaggio materiale del bianco è tale che gli permette di giungere cambiando qualche pezzo in questo finale in cui perde un altro pedone e qua si può definitivamente dichiarare sconfitto Schickler. Ok, abbiamo quindi assistito a una piccola magia più vecchia di un secolo e Carta cover, oltre a sparare tanti aforismi, sparava anche dei bei sacrifici. Ebbene sì, una delle sue partite più memorabili, questa. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao.